Domenica scorsa, con l'ultimo falò, si è conclusa l'avventura delle sei coppie in gioco a Temptation Island. Cinque ad essere precisi, perché una aveva chiuso felicemente la sua esperienza nel reality dopo appena 10 giorni dal via. Il riferimento è ovviamente a Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. I due hanno resistito separati poco più di una settimana e poi di comune accordo hanno deciso di lasciare il programma più innamorati che mai. Qualcuno si domanda per quale ragione abbiano deciso di partecipare, il quesito resta senza una risposta plausibile, almeno per ora. E per quanto riguarda le altre coppie in gioco, chi ha resistito alla prova di Temptation Island? La premessa è che nessuno sa ancora con certezza chi si è lasciato e chi no. Le coppie sono chiamate al massimo riservo dalla produzione del programma sino alla fine della messa in onda dell'ultima puntata. Nell'era dei social, però, mantenere un segreto è più facile che scalare l'Everest in canottiera infradito, ed ecco quindi che indizi disseminati qua e là cominciano ad emergere dalla rete. Partiamo dalla notizia più attesa, quella che riguarda Alessia Messina ed Amedeo Andreozzi. I due sarebbero stati avvistati a Napoli insieme, la loro storia d'amore dunque avrebbe retto l'urto di Temptation Island. Meno bene invece sarebbe andata all'ultima coppia VIP, se così la vogliamo definire, quella formata da Isabella Farasconi e Mauro Donà. L'ex dama del Trono Over, appena rientrata dall'esperienza in Sardegna, ha immediatamente aggiornato la sua immagine sul profilo di Facebook. Al suo fianco, manco a dirlo, non c'è più il bel cavaliere. L'altra coppia naufragata è quella formata da Aurora Betti e Gianmarco Valenza. Nessuna sorpresa in questo caso, visto che la loro storia è entrata immediatamente in crisi con il flirt di lei vissuto alla luce del sole senza il minimo riguardo nei confronti del fidanzato con Giorgio Neme. Insomma, sarebbero due le coppie che si sono lasciate, il bilancio è comunque in attivo e fa registrare un netto miglioramento rispetto alla prima edizione di Temptation Island, a patto che queste indiscrezioni vengano confermate.